Ragazzi, come state? Io sto molto bene, sono tanto contenta di fare questa lezione con voi oggi, anche se preferirei essere dal vivo nella nostra stanza, però dobbiamo tenere ancora duro e vedete che tra un po' ce la faremo a vederci di nuovo. Comunque, la lezione di oggi, di cui vi parlerò, è la lezione numero 8, che si chiama Matteo il pubblicano. Allora, in questa lezione, vi racconterò della vicenda di quando Gesù ha chiamato Matteo per seguirlo. Come voi ben sapete, Gesù è sempre stato fin da piccolo un bambino speciale, faceva delle cose che a volte lasciavano perplessi anche i suoi genitori che sapevano da dove veniva. Figuratevi gli altri cosa pensavano di lui, no? E quando è arrivato all'età di circa 30 anni, ha cominciato a darsi da fare sul serio per l'opera del Signore e quindi si è chiamato a sé un po' di uomini che lo potessero seguire, che potessero essere sia degli amici per lui, ma anche dei testimoni di quello che avrebbe fatto e soprattutto anche che potessero imparare da lui, quindi poter fare anche loro dei miracoli ed essere di esempio per gli altri. E anche più che di esempio, anche di proprio testimonianza. Comunque, leggeremo prima di tutto dalla Bibbia, da Matteo capitolo 9, dal versetto 9 al versetto 13, che dice: Poi Gesù, partito di là, passando, vide un uomo chiamato Matteo che sedeva sul banco delle imposte e gli disse: Seguimi. Ed egli, alzatosi, lo seguì. Mentre Gesù era a tavola in casa di Matteo, molti pubblicani e peccatori vennero e si misero a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. I farisei, veduto ciò, dicevano ai suoi discepoli: Perché il vostro maestro mangia con i pubblicani e con i peccatori? Ma Gesù, avendoli uditi, disse: Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Ora andate e imparate che cosa significhi: voglio misericordia e non sacrificio, poiché io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori. Allora, come vedete qua, Gesù, passa e vede un uomo seduto al banco delle imposte. Matteo, e gli dice: Seguimi. E lui molla tutto e lo segue. E vi chiederete: ma chi erano questi pubblicani? Allora, i pubblicani non erano altro che degli esattori delle tasse. Praticamente, l'impero romano si stava ingrandendo a dismisura e avevano bisogno di dei funzionari locali che in ogni territorio si occupassero della riscossione delle tasse. E quindi Matteo faceva questo lavoro. Sicuramente era mal visto già proprio per il fatto che faceva questo lavoro, e in più a maggior ragione dal popolo di Dio era visto ancora peggio perché sembrava quasi un traditore, anzi per loro, ai loro occhi era proprio un traditore, era una delle persone peggiori che potessi incontrare per strada. Quindi Matteo sicuramente, poveretto, magari era veramente anche una brava persona e cercava una qualche circostanza che potesse aiutarlo a riscattarsi da questa brutta reputazione, che potesse cambiare la sua vita, e quindi lui non esitò assolutamente e lo seguì. Eppure alle persone non andava bene, quindi ai farisei, che erano gli ebrei d'eccellenza, quelli che conoscevano tutte le leggi, quelli che cercavano di far rispettare ogni cosa, e si avvicinarono agli amici, gli altri amici di Gesù, e gli dissero: ma chi si è scelto Gesù? Cioè, abbiamo capito che a lui va bene tutto, però addirittura un esattore delle tasse, cioè assurdo. Però Gesù li aveva sentiti e Gesù gli disse: ma secondo voi, chi è che ha bisogno di un dottore? Le persone sane o le persone malate? È risaputo che sono le persone malate che hanno bisogno del dottore, quindi secondo voi chi è che ha bisogno di me? I peccatori o quelli che non hanno bisogno di ravvedimento, i giusti? Saranno i peccatori che hanno bisogno di me. E quindi lui gli ha fatto capire che la sua esigenza primaria era proprio quella di portare un cambiamento nella società, nella circostanza in cui si trovava. Voleva fare qualcosa di speciale per le vite delle persone che potevano anche essere emarginate, capito? Voglio ricordarvi degli esempi clamorosi nella quale Gesù ha cambiato, cioè Dio ha scelto delle persone che non sembravano qualificate, che non sembravano adatte. Ad esempio, Noè, la Bibbia ci racconta che qualche volta si era anche ubriacato. Oppure Abramo, che ormai era già un po' vecchio,
Eppure Dio gli ha concesso un grande miracolo di diventare genitore a più di 90 anni. Oppure Giacobbe, che tutti sappiamo che comunque è stato un bugiardo. Oppure Lea, che era brutta, cioè non è che fosse brutta, però insomma non era tanto bella. Oppure Giuseppe, che è stato abusato dai suoi fratelli. Oppure Mosè, che balbettava ed era un po' timido, un po' impacciato. Oppure Gedeone, che era una persona paurosa. Rab, che aveva una vita un po' particolare. Oppure Elia, che addirittura voleva suicidarsi. Giona, che si nascose da Dio. Paolo, che era tanto religioso e addirittura era un omicida, oppure Lazzaro, che era morto. Cioè, questi sono solo alcuni degli esempi nel quale Dio si è usato di persone che non erano molto convenzionali, non sembravano adatte, non sembravano qualificate, eppure lui ha saputo vedere al di là, ha saputo guardare al cuore e cogliere l'essenza che poteva essere giusta per il suo regno. E quindi alla fine con questa cosa vi voglio dire? Vi voglio dire che Dio chiama tutti senza distinzione. Chiunque sia disposto a fare la sua volontà e a seguirlo è un perfetto candidato per essere amico di Gesù e servitore di Dio. Infatti, vediamo proprio come Gesù, rispondendo così agli scribi e farisei, gli fa capire che non importa quello che una persona è in quel momento, importa quello che diventerà, se comprenderà la giustizia di Dio, se comprenderà i precetti e imparerà l'amore di Dio, saprà poi essere in grado di donarlo agli altri. Ecco, questo è un candidato perfetto. Quindi anche voi, suppongo che in qualche situazione, magari o circostanze, vi siete sentiti inferiori o magari non adatti per un ruolo, magari a scuola vi è stato dato un compito, o magari anche a casa. Un compito che per voi era troppo difficile, eppure le persone che ve l'hanno affidato spesso e volentieri sanno di che cosa siete in grado. E quindi vi voglio invitare a credere di più in voi stessi e anche a chiedere aiuto a Dio in caso abbiate bisogno di sentirvi più rincuorati e di sentirvi anche aiutati. E anzi, voglio anche invitarvi a diventare ogni giorno, ad essere più che a diventare ogni giorno la miglior versione di voi stessi, cioè la versione di voi stessi che vorreste vedere anche negli altri, un esempio di gentilezza, di sincerità, di giustizia, di amore, di dimostrazione di affetto e anche di rispetto per le regole, per tutte le persone che ci circondano, per i vostri insegnanti, i vostri genitori, la vostra famiglia, i vostri amici, perché questo è quello che importa a Dio, come voi vi comportate e cosa c'è nel vostro cuore. Detto questo, spero tanto che possiamo vederci presto e vi auguro una buona giornata e vi mando un grandissimo abbraccio. Ciao!